arrivando, sta arrivando. Per parlare. Buongiorno a tutti, benvenuti alla Manzoni. Usiamo questo, avete visto le felpe, noi siamo la Manzoni per distinguerci dall'altro, dal liceo classico. Benvenuti nella nostra scuola, dove appunto in questa giornata vi faremo conoscere un po' le particolarità che ci caratterizzano. Prima di tutto siamo una scuola civica e penso che sia rimasta una delle pochissime scuole civiche gestita dal Comune di Milano, quindi una scuola paritaria non statale che però ha tutte le norme e le regole che caratterizzano le scuole superiori. Nella scuola ci sono due indirizzi, abbiamo il liceo linguistico che è noto già da tempo perché voi sapete che è stato fondato nel 1861 e l'Istituto Tecnico Economico. Anche questa ha una tradizione molto lunga perché nasce come PACLE, quindi perito aziendale, e poi si evolve con la riforma in Istituto Tecnico Economico. Le due scuole hanno tutta una serie di attività che sono comuni, quindi che sono a disposizione di tutti gli studenti, sia che siano dell'istituto economico che del liceo linguistico, e sono caratterizzate dalla vocazione linguistica. L'istituto tecnico e il liceo prevede lo studio di 3 lingue, nel liceo dal secondo anno inizia la terza lingua, mentre nell'istituto tecnico già dal primo anno. Qui sono proiettati i due percorsi che caratterizzano le due scuole, che sono chiaramente diversi proprio per loro natura, e che qui è riportato quali sono un pochino il profilo e gli sbocchi che le due scuole presentano. Per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue da casa, se ci sono domande, così come dal pubblico al termine dell'incontro, chi è a casa può scrivere a info.pendei@lamanzoni.it e abbiamo uno staff, avete visto, di studenti e anche ex studenti che ritornano sempre volentieri ad aiutarci in queste occasioni. I due percorsi sono diversi, dicevamo, con sbocchi ovviamente diversi. In entrambi i casi c'è l'accesso all'università. Qui è proiettata la slide relativa all'indagine che tutti gli anni viene fatta dalla Fondazione Duscopio e che vede sostanzialmente raccolte le aree nelle quali i nostri studenti, aree universitarie, accedono e come vedete sono i più svariati. Il liceo linguistico soprattutto, ma anche l'istituto tecnico, non prevedono esclusivamente di continuare gli studi e i percorsi in quell'ambito, ma si articolano poi in tutte le facoltà, vedete, umanistiche, giuridiche, economiche, scientifiche. L'ambito scientifico è decisamente aumentato in questi ultimi anni. Soprattutto dal liceo escono con un livello di lingue molto alto che permette loro poi di affrontare, ad esempio, percorsi di studi universitari all'estero.
come dicevamo, percorso diverso, quello del liceo magari molto più immediato, quello dell'istituto tecnico economico viceversa un po' più improntato su quelle che sono le aree economiche, ma non solo, come dicevamo. Qui con me ci sono la professoressa Polacco, che Buongiorno. È la referente dell'istituto tecnico economico, e la professoressa Lazzati, a cui daremo la parola dopo, relativa alle attività extrascolastiche. Sì, buongiorno a tutti. Come già vi diceva la preside, appunto, l'ITE ha ovviamente sbocchi differenti dal liceo. La caratteristica chiaramente dell'ITE è anche quello di permettere ai ragazzi di accedere direttamente al mondo del lavoro. Per quanto ci riguarda, anche un po' come vedete da questa slide, in realtà la maggior parte dei nostri studenti decide di proseguire con l'università, ma un buon 30% si inserisce direttamente nel mercato del lavoro. Questo perché ovviamente come percorso scolastico dà ai ragazzi già una serie di competenze spendibili sul mondo del lavoro. Questo è chiaramente una grande differenza tra i due percorsi, perché le materie caratterizzanti che potete vedere in brochure nel nostro piano di studio sono molto diverse. Le materie caratterizzanti dell'ITE sono economia aziendale, relazioni internazionali, tecnologie per la comunicazione e anche uno studio della matematica che in quinta diventa matematica applicata, quindi matematica proprio per studi, diciamo, finanziari o di statistica. E quindi i due percorsi hanno proprio una vocazione, soprattutto nel triennio, differente. Dicevamo vocazione linguistica, qui sono i vari abbinamenti linguistici che offriamo ai nostri studenti, chiaramente l'inglese per tutti, la seconda lingua che può essere appunto il francese, lo spagnolo, il tedesco e il cinese, e siamo al terzo anno di inserimento dello studio della lingua russa, con una terza lingua che, come dicevo, inizia dal terzo anno, che appunto anche qui prevede lo studio dello spagnolo, del francese, del cinese, abbinamenti che trovate nella preiscrizione che voi farete al test, di cui poi parleremo. È una scelta quindi legata un po' agli studi già fatti o alle propensioni che ogni ragazzo ha. Per quanto riguarda invece gli abbinamenti dell'ITE, c'è una connotazione un pochino particolare. Sì, mi aggancio io. Allora, l'ITE ha solo due sezioni. La scuola in totale ha 10 sezioni, 8 sezioni del liceo linguistico, 2 sezioni dell'ITE. E negli ultimi anni la sperimentazione ha previsto che una sezione viene caratterizzata dalle lingue europee, delle economie trainanti dell'Unione Europea, quindi inglese per tutti e francese tedesco, mentre nell'altra sezione le lingue, diciamo, anche dell'Europa, perché si studia spagnolo, ma con l'aggiunta del cinese come terza lingua, un po' a ricalcare quelle che sono le altre aree extra Europa, quindi Asia e, diciamo, Latino America, dove appunto si studia lo spagnolo. Questa scelta delle differenziazioni linguistiche ha poi un impatto anche sulle materie caratterizzanti, quindi vi immaginate che nella sezione delle lingue europee tutto ciò che ha a che vedere con l'Unione Europea, l'integrazione economica europea, viene preso un po' più come focus, mentre per l'altra sezione si guarda molto all'extra Europa. Le due sezioni però si parlano, non sono continenti separati, quindi ci sono dei momenti in cui le due sezioni hanno proprio dei momenti in comune per, diciamo, scambiarsi le informazioni in modo da avere un'educazione alla globale, alla globalità. Questo è un po' il nostro obiettivo. Posso aggiungere una cosa solo sugli abbinamenti linguistici? Diceva la preside, appunto, sulla scelta degli abbinamenti. Questa è una domanda che ci fanno spessissimo. Io insegno lingua cinese qui, sia al liceo che all'ITE. Non abbiate paura di scegliere una lingua che non avete studiato alle medie. Non importa, perché tranne inglese, tutte le altre lingue iniziano da zero, principianti assoluti. Quindi avete fatto francese alle medie ma non vi va? Volete provare con tedesco? Fatelo, sentitevi liberi, quindi non vi preoccupate assolutamente sulla scelta delle lingue, non è importante. Chiaro, se avete una passione seguite la vostra passione, seguite la curiosità e non quello che avete già incontrato, per forza.
Ecco, a proposito delle lingue, poi ci avete visto sul sito, ci sono dei laboratori soprattutto per la lingua russa o la lingua cinese che sono magari quelle un pochino più particolari e per i quali vi siete già iscritti. Sì, ci saranno forse dei posti liberi, quindi poi ci sarà il nostro staff a fine della conferenza, se qualcuno non è riuscito a iscriversi ai laboratori è ancora possibile partecipare. Dunque, sul percorso di studi voi potete vedere sul sito, trovate quali sono le discipline, ma sono quelle tipiche dei licei linguistici con alcune variazioni che noi abbiamo portato al piano di studi, in quanto questo liceo linguistico, come vi dicevo, ha una lunga tradizione ed è stato fino alla riforma uno dei pochi licei linguistici pubblici. Sulla base quindi della nostra esperienza di anni abbiamo apportato alcune modifiche a quello che è il piano di studi, che però in linea di massima mantiene poi quello che è l'assetto degli altri licei linguistici. Abbiamo più ore di lingua rispetto a quello degli istituti statali e la presenza del conversatore madrelingua, che almeno nei primi anni ha anche delle ore di autonome con la classe. Qui ci soffermiamo invece sulle magari particolarità, potenziamenti e recuperi. Intanto sempre nell'ambito di quella che è un po' la nostra autonomia e di quella che è l'autonomia che il Comune di Milano ci ha dato, abbiamo potuto inserire degli sportelli per alcune discipline che sono, come vedete, nel liceo matematica latino la prima e la seconda lingua e nell'ITE lo sportello d'inglese. Sono dei momenti dedicati al recupero e agli studenti in difficoltà al termine dell'orario curricolare e sono destinati al biennio, dove magari alcune difficoltà sono più difficili da affrontare, con l'insegnante della classe che si dedica proprio a chi ha avuto o ha delle particolari difficoltà. Un'altra nostra particolarità è il modulo variabile. Quindi un modulo in una disciplina che può essere una di quelle di studio del percorso scolastico, che prevede sostanzialmente di intervenire in quelle situazioni in cui magari ci sono state problematiche particolari con la classe, un supplente arrivato tardi, piuttosto che, quindi un modulo in più rispetto a quello curricolare, inserito però nell'orario curricolare, che si riferisce a quella singola classe. I moduli variabili sono scelti dal consiglio di classe e sono dedicati a situazioni particolari della classe in quell'anno, in quel momento. Anche in positivo, nel senso che ovviamente la modalità variabile, come dice la preside, cerca magari di dare spazio in più a una materia in cui magari l'anno prima c'è stato un sacrificio, però in certe classi dove magari va tutto bene viene anche scelto un modulo variabile laddove c'è un interesse forte della classe. Vi faccio un esempio, la mia quinta dell'anno scorso aveva un modulo in più di conversazione inglese dove facevano anche un CLIL di filosofia in inglese. La classe non aveva nessun problema in inglese ma era proprio appassionata e quindi abbiamo deciso di dedicare in quinta un'ora in più a questo progetto. Quindi a volte va a recuperare il modulo, ma a volte va a ampliare l'offerta formativa. Sì, noi abbiamo moduli di 50 minuti, quindi le lezioni iniziano per tutti gli studenti alle ore 8, poi terminano alle 12.20, 13.20, dipende dalla classe, nel biennio le ore sono un pochino meno. Al termine c'è lo sportello, il modulo variabile all'interno di questo orario. Un'altra forma che non è di recupero in questo caso, ma è proprio di potenziamento, che è prevista comunque per tutti i licei linguistici, è il CLIL, quindi l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua. E qui abbiamo un gruppo di docenti che ha appunto i requisiti per poter fare questo tipo di attività, che si distribuiscono e che si ruotano sulle diverse classi, per cui come vedete possiamo assicurare CLIL in diverse discipline e anche per diverse lingue, sia sul liceo che sull'ITE.
Sempre in orario curricolare i nostri ragazzi preparano le certificazioni. Qui lascio la parola alla professoressa Lazzati, che fa parte appunto, come vi dicevo, dell'ufficio attività extrascolastiche, che si occupa di gestire le relazioni con gli enti certificatori per quanto riguarda le diverse certificazioni. Grazie. Spendo solo un attimo di introduzione sul senso dell'avere un ufficio che si chiama Ufficio Attività Extrascolastiche e che vede al suo interno quattro figure di docenti che hanno dei distacchi orari, quindi un po' lavorano in classe ma sono anche presenti in questo ufficio, e poi di una collaboratrice amministrativa, ma questo vorrei che desse il senso di quanto la scuola investe sul rendere concreta una visione, una missione che la preside ha appunto delineato all'inizio. La nostra apertura verso il mondo fuori dalle mura scolastiche diventa concreta grazie a tutta una serie di attività che vengono supportate da questo ufficio, che appunto ha un suo spazio fisico e una apertura proprio quotidiana, quindi ci sono persone dedicate in modo regolare. Quella che vedete alle mie spalle è la rappresentazione dei livelli linguistici delle certificazioni. Probabilmente qualcuno di voi già è familiare con le certificazioni specie di lingua inglese, di solito alla scuola media. I livelli vanno dai livelli più... Grazie. Dai livelli quelli più bassi, insomma, sino al livello più alto che questo C2. Quello che caratterizza la nostra scuola è che i livelli in uscita per le lingue, lo vedete appunto sia per il liceo che per l'ITE, sono livelli per il liceo più alto di quello che viene di solito chiesto dal Ministero. Quindi il Ministero parla di un livello B2, in questa scuola curricolarmente i ragazzi vengono preparati per le certificazioni e arrivano a un livello di certificazione che è C1. Se vedete nella banda blu, vuol dire una forte competenza nelle lingue. La differenza tra i colori che vedete sono i livelli che si raggiungono al liceo e all'ITE. Al liceo sicuramente un livello leggermente più alto, perché le ore di lingua sono di più nel piano di studi. All'ITE un pochino meno, ma comunque sono degli ottimi livelli. Ricordiamoci che le certificazioni sono lo strumento oggettivo per cui il mondo fuori dalla scuola riconosce una competenza linguistica e sono assolutamente spendibili poi per l'università, sia nell'iscrizione all'università in Italia, ma anche, come diceva la preside, abbiamo parecchi studenti che poi decidono di studiare all'estero, e quindi questo è un passo fondamentale. Quando dicevo vengono preparate curricolarmente, significa che nelle ore normali di lezione di lingua il docente di concerto con il conversatore prepara gli studenti proprio per riuscire a superare queste certificazioni. All'interno del calendario scolastico noi abbiamo dei momenti di, li chiamiamo mock test, quindi delle prove, delle simulazioni di queste certificazioni che servono a noi per stabilire un po' appunto come stanno andando le cose a livello di insegnamento, ma servono anche ai ragazzi, perché quando superano bene un test fatto all'interno della scuola sono tranquilli nel poter pensare di andare fuori e fare queste certificazioni. Dicevo, come ufficio, qual è il nostro ruolo? È quello di poter iscrivere direttamente i ragazzi, grazie a questi contatti con gli enti certificatori, per le certificazioni di tre lingue, che sono inglese, francese e tedesco. Per cui questo ci permette anche di avere delle tariffe un pochino agevolate e soprattutto di dare un'opportunità di diverse date per gli studenti per queste certificazioni. Vorrei proseguire adesso raccontando la seconda anima di quello che succede in questo ufficio, che è tutta la parte che riguarda sostanzialmente il nostro aprirci verso il mondo. Quello che vedete è la fotografia di tutte le opportunità che noi riuscivamo ad attivare pre-Covid. Lo dico perché il Covid
ahimè, ha creato questo stop per un paio di anni, ma appena abbiamo avuto la possibilità di ricominciare, abbiamo ripreso a viaggiare e abbiamo ripreso con gli scambi, soprattutto con gli scambi con le altre scuole. Spendo solo due parole, vedete magari una differenza tra scambio di merito e scambio di classe. Scambio implica che dei nostri studenti vanno all'estero presso delle scuole partner e dopo un certo periodo la scuola partner viene da noi in Italia ed è accolta da una delle nostre classi. Questo è lo schema dello scambio di classe. Lo scambio di merito invece è uno scambio aperto ai migliori studenti della scuola. Veramente si basa sui risultati scolastici, sulle medie dei voti, e ai più bravi viene data questa opportunità in ogni classe di poter partecipare a questi scambi. Non vi cito le destinazioni, vedete sono destinazioni molto belle anche fuori Europa, proprio perché cerchiamo di dare sempre corrispondenza tra quello che viene studiato a scuola e quello che poi può essere sperimentato fuori dalla scuola. Ci tengo a dire, lo diceva la preside prima, ma è importante sottolinearlo, queste opportunità sono aperte a tutti gli iscritti alla scuola, sia liceo linguistico che ITE. Il nostro ufficio lavora assolutamente in modo trasversale e questo mi sembra ancora una volta una ricchezza della nostra offerta. Finisco elencandovi magari i vantaggi dell'avere una struttura come questa all'interno della scuola, che è appunto una struttura forse un po' atipica. Innanzitutto questo, il fatto che delle persone siano dedicate con continuità a questo lavoro permette di fare una selezione attenta e verificata delle scuole partner, delle istituzioni partner con cui lavoriamo, e questo è un po' una garanzia di valore e di bontà delle esperienze che facciamo. Quando ci sono questi scambi e anche quando ci sono i soggiorni estivi all'estero, i ragazzi sono sempre accompagnati da docenti della scuola. Anche questo pensiamo sia un valore aggiunto a garanzia proprio della tutela dei ragazzi, ma anche della bontà e qualità dell'esperienza. Dicevo che questi contatti con le scuole partner vanno avanti da tanto tempo, da anni, e questo ci consente anche appunto di affinare di volta in volta i progetti che vengono proposti ai ragazzi, e tutto sommato abbiamo nel tempo anche guadagnato una discreta capacità contrattuale, per cui cerchiamo il più possibile di rendere queste esperienze fruibili anche a livello economico al maggior numero di famiglie possibili. L'altra cosa che facciamo è di lavorare. Prego. Sì. Tutto questo vale sia per il linguistico. Esatto. Tutto quello che voi vedete nella slide è a disposizione di liceo e di ITE. Poi chiaramente ognuno con le proprie specificità linguistiche di cui parlavamo prima e anche con quelli che possono essere gli interessi che vengono sviluppati all'interno delle classi nei diversi percorsi. Ultimi due punti: noi lavoriamo direttamente con i consigli di classe. Ogni consiglio di classe ha una sua autonomia nel pensare magari a dei percorsi o dei progetti personalizzati per quella classe, per cui un viaggio di istruzione verso una certa meta che ha un senso per il tipo di percorso che si fa in quella classe, ecco, noi collaboriamo in modo molto personalizzato con i consigli di classe. E ultimissimo, quello che vedete è un po' una fotografia, ma il nostro ufficio continua ed è sempre stimolato a trovare progetti nuovi. Da ultimo speriamo, insomma, stiamo lavorando su un progetto anche europeo con il progetto Erasmus, per cui dove possiamo cerchiamo sempre nuove opportunità da offrire ai nostri studenti, proprio perché il loro mondo non finisca con le mura di questa scuola, ma possano avere la possibilità di avere dei contatti con il mondo che sta fuori, in piena appunto realizzazione della vocazione di questa scuola. Grazie. Allora, la scuola offre, oltre alle attività curricolari,
anche molte attività di ampliamento dell'offerta formativa che si svolgono nel pomeriggio al termine delle lezioni. Io qui parlerei di quella che ci caratterizza ed è che forse una delle attività pomeridiane più significative, che è il Model United Nations, che è una serie di conferenze internazionali in lingua inglese dell'assemblea delle Nazioni Unite. Questo si svolge per tutti i nostri studenti che desiderano partecipare a questa attività, e tutte le attività pomeridiane, compresa questa, sono attività gratuite. Qui lascio la parola a qui c'è un gruppo di docenti che si dedica proprio a seguire i ragazzi, a prepararli a questa attività, la professoressa Sant'Ambrogio. Grazie. Buongiorno a tutti, come diceva la preside, io sono la professoressa Sant'Ambrogio e insieme a tre miei colleghi mi occupo dell'organizzazione della MIUN. Che cos'è la MIUN? Allora, immaginatevi di essere in piedi a un podio come questo e state presentando a una stanza di 40 studenti stranieri un discorso sul perché la Francia è a favore dell'uso del nucleare o perché l'Australia sta combattendo per trovare delle misure per proteggere il proprio ecosistema. Quindi dovete conoscere a fondo il vostro argomento, essere chiari, persuasivi, aperti al confronto e fare tutto questo solo in lingua inglese. Dovete quindi magari sostenere una posizione del vostro paese, il paese che vi è stato assegnato, che però magari non corrisponde alla vostra. Quindi dovete anche fare lo sforzo di immedesimarvi e provare a mettervi in una posizione che non sia la vostra. Ecco, questo è l'MUN. Quindi MUN è un acronimo che sta per Model United Nations ed è quindi, come diceva la preside, una simulazione delle Nazioni Unite in cui gli studenti vengono invitati a interpretare il ruolo di un paese che viene loro assegnato. Interpretando questo paese vengono invitati a dibattere questioni di attualità geopolitica di rilievo internazionale. Gli studenti partecipano a incontri settimanali, organizzati quindi dalla scuola, in cui sì, ci siamo noi che diamo una mano, ma sono in realtà gli stessi studenti più esperti a passare le loro competenze e un po' anche la loro passione, diciamocelo, agli studenti più giovani. Quindi così facendo, cosa fanno? Acquisiscono le capacità necessarie per partecipare a una serie di progetti. Una serie di conferenze all'estero che organizziamo ogni anno in posti diversi e anche alla conferenza che organizza la nostra scuola in prima persona, che si tiene nel secondo quadrimestre e di solito si tiene in Bocconi e a cui partecipano circa 300-400 studenti stranieri. È un'attività a cui la nostra scuola tiene parecchio, anche perché ormai abbiamo una lunga tradizione. Sono circa 20 anni che la nostra scuola porta avanti questo progetto e quest'anno siamo alla 18ª edizione della conferenza. Inoltre, come diceva appunto la preside, è un progetto gratuito e siamo l'unica scuola in tutta Italia che propone questo progetto in maniera gratuita. A questo punto io lascerei la parola a Aurora, che è la nostra veterana, diciamo, della MIUN, che ci racconta in breve la sua esperienza e ci spiega perché uno studente dovrebbe essere interessato a partecipare. Sì, grazie prof. Allora, come ha già detto, sono Aurora e frequento il MUN, diciamo, da un po' di tempo e è stata una delle esperienze, penso, più belle che ho fatto all'interno della scuola e il fatto che sia il mio ultimo anno, diciamo, è un po' triste. Sicuramente mi ha aiutato tantissimo a migliorare l'inglese perché, essendo un laboratorio che si tiene completamente in inglese, non sembra, ma aiuta tantissimo a parlare e appunto a migliorare la lingua, ma soprattutto anche a migliorare le capacità di parlare in pubblico. Io adesso sono qua a parlare davanti a tutti voi e probabilmente in prima non sarei stata capace, però anche grazie all'MUN, diciamo, ho migliorato questa capacità e quindi è sicuramente un punto di forza, diciamo, di questo laboratorio. Poi ci permette sicuramente di conoscere tantissime persone, anche Vera, diciamo, siamo di classi diverse, anche di età diverse, perché si può partecipare direttamente dalla prima, quindi non ci sono limiti di età per partecipare. Ci permette sicuramente di conoscere tantissima gente e attraverso le conferenze che appunto si tengono ogni anno, ci sono sia conferenze qua in Italia, sia conferenze all'estero, abbiamo anche appunto la possibilità di conoscere anche altri ragazzi da altri paesi. Noi stessi andremo quest'anno all'estero se riusciremo e ci permetterà sicuramente di conoscere altre culture, di conoscere altri paesi, altri ragazzi. E quindi, diciamo, è sicuramente un'esperienza che io consiglierei a tutti quanti per questi motivi che ho già detto e perché appunto penso sia proprio
una bella esperienza da fare all'interno della scuola, un'esperienza che ci caratterizza come scuola e quindi assolutamente io la consiglio. Lascio adesso la parola a Vera. Buongiorno a tutti, io sono Vera e anche frequento il MUN oramai dalla prima. E ora che avete avuto modo di capire di che cosa si tratta, volevo dirvi che vi aspettiamo in aula MUN, qua nel corridoio, per una breve dimostrazione di che cosa facciamo concretamente. Quindi alle 10.40 vi aspettiamo in tanti. Grazie. Grazie. Torno un attimo su scambi, viaggi. Allora, quello che avete visto prima è l'offerta a tutte le nostre classi. È chiaro che non tutte le classi fanno tutto, perché ovviamente non è fattibile. Sugli scambi c'è una domanda che chiede quanto durano. Dipende dal tipo di scambio, in genere una settimana, 10 giorni, a seconda dello scambio, a seconda del paese e anche della tipologia. Per le mete più lontane arriviamo fino a 2 settimane. Vi immaginate andare in Messico? Ovviamente 2 settimane servono, perché anche solo per riprendersi dal viaggio, il fuso, 2 settimane sono necessarie. Stiamo favorendo questi scambi rispetto magari ad attività come il viaggio di istruzione, perché lo scambio permette ai ragazzi di stare in famiglia, quindi di conoscere proprio in prima persona la realtà del paese in cui si recano. Esatto. Sì. Si trasferisce nelle famiglie e viene scelta dal consiglio di istituto. Dal consiglio di classe. No, queste sono attività di classe. Con dei parametri. Certo. Sì. Sì. Diciamo che sicuramente le lingue studiate sono il primo motivo per indirizzare una classe verso uno scambio piuttosto che un altro, una disponibilità del consiglio di classe e anche delle famiglie rispetto a queste esperienze. Poi effettivamente è tutta la classe che si sposta e quindi sospende la sua attività per una settimana, 10 giorni. Esatto. Quando si ospita invece l'altra classe, negli scambi, esatto, le famiglie nostre si rendono disponibili ad ospitare quello che noi chiamiamo il corrispondente, quindi chi si è conosciuto in una prima fase di scambio, che siamo noi ad andare per primi o che sia la scuola estera ad arrivare, rimane questo collegamento molto bello. Tra l'altro, a proposito di esperienze che segnano un po' il percorso di studio dei ragazzi, anche gli scambi creano delle belle relazioni tra studenti che poi vanno avanti anche nel tempo, i ragazzi continuano a sentirsi, quindi sono esperienze, come diceva la preside, di grande valore e di veramente conoscenza della cultura. No, nel senso che fino adesso non abbiamo avuto, per ora siamo a 200 iscritti, quindi riusciamo a gestirlo. Lo staff del MUN ha diversi docenti, ci sono 2 conversatori, la professoressa Sant'Ambrogio, docente d'inglese, la referente, no, non c'è più, la professoressa Imperiale, sempre d'inglese, quindi un gruppo di docenti che riesce a seguire questi gruppi pomeridiani. Un altro ufficio, se vedete appunto, è l'ufficio PCTO. PCTO sono i percorsi per competenze trasversali orientamento, quello che comunemente poi si trova come ex alternanza scuola-lavoro. Anche in questo caso c'è un gruppo di docenti distaccati che si occupa di intrattenere relazioni con enti, associazioni per consentire ai ragazzi lo svolgimento di queste attività PCTO. Vedete che c'è un monte ore, perché quello, il monte ore ministeriale, è diverso per il liceo, dove sono minimo 90 ore, mentre sono 150 per l'ITE. L'ufficio PCTO, i docenti dell'ufficio PCTO si preoccupano di instaurare, come dicevo, convenzioni con enti diversi, che non sempre sono esperienze
diciamo meramente lavorative, anche se ci sono anche queste, ma sono esperienze volte ad esempio allo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione con NABA e quindi la realizzazione di video, con associazioni di volontariato, con il FAI. I nostri ragazzi fanno le attività delle giornate del FAI come ciceroni. Abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso al cimitero monumentale di visite guidate in lingua, perché poi appunto le loro competenze linguistiche vengono spese. Quindi un panorama molto vasto, perché non è solo rivolto al mondo del lavoro, ma rivolto ad ampliare le loro conoscenze di quello che c'è al di fuori della scuola, con progetti che a volte sono progetti di classe, a volte invece sono del singolo, sulla motivazione, sugli interessi dei ragazzi. Sì, se posso aggiungo qualcosa invece per quanto riguarda l'ITE. Ovviamente vi potete immaginare che per quanto riguarda l'ITE i PCTO tendono a essere invece sicuramente sull'orientamento, come diceva la preside, perché anche il Ministero chiede che queste esperienze aiutino i ragazzi a capire cosa voglio fare da grande, chi voglio essere, che strada voglio prendere. Quindi un po' l'ufficio cerca proprio di associare ogni ragazzo, siccome i ragazzi dell'ITE sono meno, sono solo due sezioni, quindi dal punto di vista di questi percorsi vengono seguiti, diciamo, quasi singolarmente, e capire proprio dove vogliono andare, che cosa vogliono scoprire. L'altra caratteristica, secondo me, è che la scuola offre anche dei soggiorni all'estero PCTO, quindi all'interno dei vari progetti sia i ragazzi dell'ITE sia i ragazzi del liceo partecipano a questi soggiorni, che hanno sia dei momenti di lavoro in Germania e in Inghilterra, scusate, sia dei momenti di lavoro sia dei momenti di studio proprio della lingua, diciamo della lingua business, e quindi è un momento molto utile per i ragazzi anche per mettersi alla prova. Per esempio avevamo fino a pochissimo tempo fa le nostre classi a Norimberga, progetto PCTO in Germania, ed erano sparpagliati negli esercizi commerciali più diversi, dall'asilo al bar, la caffetteria, il negozio d'abbigliamento, e proprio dovevano mettere in atto quelle che sono le competenze che acquisiscono tutti i giorni sui banchi di scuola. Utilissimo per l'ITE, ma utilissimo anche per i ragazzi del liceo, ovviamente. Mi dicevano le ragazze di Londra: prof, mi è proprio piaciuto vivere la vita da pendolare londinese a 18 anni, è un'esperienza seguita, coadiuvata da noi, con i nostri docenti che li accompagnano ed eventualmente risolvono piccoli problemi, ma in cui loro sono veramente protagonisti. E questa è un'esperienza che si svolge di solito in estate, quest'anno l'abbiamo fatta a settembre, all'inizio della scuola. Facciamo vedere il video. Un altro ufficio. Allora, qui come potete vedere non tutte le scuole hanno questi uffici, e qui vorrei sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale a permetterci di avere dei docenti distaccati che si occupano di ambiti molto specifici. Abbiamo anche un ufficio BEST DSA, un ufficio che si occupa di inclusione, di proprio lavoro su studenti con bisogni educativi speciali o con disturbi specifici dell'apprendimento. Anche qui sono dei docenti, non sono degli specialisti, sono dei docenti che però si sono specializzati in questo ambito e che collaborano con i consigli di classe per la stesura dei PDP e quindi per la realizzazione e favorire tutti quei ragazzi che si trovano in queste situazioni. Ogni classe ha un referente BES, quindi un docente del consiglio di classe che si occupa di raccordarsi con i colleghi e di garantire a questi studenti tutte quelle che sono le cosiddette misure compensative o dispensative che sono previste in funzione delle diverse tipologie di casi. E infatti c'era una domanda su questo: l'attenzione che rivolgiamo a questi studenti è legata al fatto che ci sono persone preposte a seguire questo tipo di attività, la stesura dei PDP. Tra questi ci sono anche i cosiddetti PFP per gli studenti atleti di alto livello, previsti appunto dal Ministero, che hanno anche loro un PDP che gli permette di poter svolgere la loro attività agonistica di alto livello
e comunque frequentare con successo la scuola. Corsi pomeridiani, vi ho detto prima, c'è una grande offerta di attività, di ampliamento dell'offerta formativa che si svolgono nel pomeriggio. Qui sono riportate alcune delle attività a cui partecipano i nostri studenti. Queste attività sono in alcuni casi gestite da docenti, in altri casi sono dei progetti autogestiti. Gli studenti quindi utilizzano gli spazi della scuola per realizzare una serie di incontri. Vedete il musical, il club del libro, il club del film, il giornalino. Il gruppo del musical è un gruppo molto attivo che ogni anno realizza poi uno spettacolo di conclusione di questo percorso. Poi ci sono i corsi pomeridiani, vedete l'ampliamento dell'offerta formativa sulle lingue. Quest'anno siamo riusciti ad ampliare ulteriormente, per cui abbiamo la possibilità di corsi pomeridiani di giapponese e di arabo, laboratori di filosofia e altre attività. Ogni anno queste attività si modificano, si ampliano a seconda delle esigenze, a seconda delle possibilità. Abbiamo dei concorsi che realizziamo, quindi il concorso di poesia che è iniziato lo scorso anno, dedicato al poeta Maiorino, un concorso sugli obiettivi di Agenda 2030 che è il Film Festival, e questo tutto, diciamo, racchiuso in quello che è il cosiddetto piano delle arti, che è istituito dal Ministero e previsto per tutte le scuole. Abbiamo poi una collaborazione molto stretta per quanto riguarda lo studio della lingua cinese con l'Istituto Confucio, e qui la professoressa Polacco, che insegna cinese, vi darà tutte le indicazioni in merito. Allora sì, dal 2015 abbiamo appunto questa collaborazione con l'Istituto Confucio della Statale di Milano, che ci permette di dare ai ragazzi tutta una serie di corsi extracurricolari pomeridiani gratuiti. Anche questi vedete che rientrano molto nel tema delle arti, quindi la calligrafia che qualcuno di voi magari proverà, le danze popolari cinesi, facciamo un piccolo corso di introduzione al Tai Chi. E in più aiutiamo i ragazzi nelle certificazioni e a prepararsi per il concorso nazionale di lingua cinese, che vedete si chiama Chinese Bridge, che è un concorso dove partecipano tutte le scuole d'Italia che studiano cinese, dove noi otteniamo onestamente sempre degli ottimi risultati. Tutti questi corsi sono appunto pomeridiani e sono aperti prevalentemente agli studenti di lingua cinese della scuola. Continuo io. Tra le altre cose, tra i vari uffici che la scuola ha, ha anche un ufficio che si chiama G-Team e che si occupa dal 2018 di perseguire una partnership che abbiamo attivato con Google for Education dal 2018. Che cosa vuol dire avere questa partnership? Vuol dire poter dare ai ragazzi tutta una serie di supporti digitali per lavorare a scuola, per vivere la scuola. Tra i supporti, banalmente, partiamo dall'email personale della scuola, che è un'email gestita da noi come organizzazione La Manzoni, ed è quindi un'email a cui loro non ricevono spam, con cui possono comunicare liberamente all'interno della scuola. Quindi è anche un loro metodo identificativo per scrivere a noi docenti, per riferirsi agli uffici della scuola, per collaborare tra loro. La mail garantisce poi loro anche ovviamente un drive, quindi una cartella dove hanno spazio illimitato di archiviazione e che li segue, diciamo, per tutti i 5 anni, e poi di utilizzare tutti gli altri strumenti, Classroom, Meet, il calendario scolastico, e questo è un'altra, diciamo, di queste possibilità che la scuola dà, e dà anche ai genitori una certa tranquillità, perché permette ai ragazzi di utilizzare tutti questi strumenti in un contesto però protetto e controllato. Io direi, concludo con le preiscrizioni e test. Allora, voi sapete, la scuola ha un numero chiuso, perché purtroppo già l'impegno, come vi dicevo, di gestire questa scuola da parte del Comune di Milano è notevole. Quindi noi abbiamo 8 classi prime con gli abbinamenti linguistici che aveste visto prima e 2 classi ITE. Quindi la selezione viene fatta attraverso un test di ammissione che è già diversi anni che viene, appunto, che viene svolto. Voi farete una preiscrizione per accedere al test.
Il test sarà il 13 di dicembre, troverete poi sul sito tutte le informazioni relative alla convocazione per il test, il regolamento del test che sarà approvato dal Consiglio d'Istituto appena si insedia, perché le elezioni sono questo mese. Questa prescrizione quindi vi permette di accedere al test, a seguito del quale, se superato, ci sarà una graduatoria la quale permetterà poi l'accesso o meno alla scuola. Una raccomandazione sulla scelta delle lingue: fate una prescrizione attenta, scegliete l'abbinamento linguistico, perché quello è poi quello che rimane per la graduatoria successiva. Non abbiamo poi la possibilità di fare modifiche o cambi. In genere abbiamo dalle 800 alle 1000 prescrizioni e quindi diventa poi di difficile gestione. Pensate con i ragazzi, bene, con i vostri, sì, con i ragazzi, quale può essere l'abbinamento linguistico che prediligono e quindi indicatelo nella domanda di prescrizione. Qui fuori ai banchetti e tutto il nostro staff rappresenta tutta la scuola, quindi chiedete a loro, troverete ragazzi di tutte le sezioni, di tutti gli abbinamenti, ITE, liceo. Quindi se ancora siete in fase di decisione potete anche un po' confrontarvi con loro che studiano queste tre lingue da 4-5 anni. Lo staff sicuramente poi vi può aiutare. Concludo, il test è 60 domande divise in due aree. L'area, diciamo, di cultura generale, legata non tanto a quello che stanno, che hanno studiato, ma anche legata molto all'attualità, allo studio della lingua inglese, cultura di base. Quest'anno abbiamo inserito delle domande di grammatica italiana, perché un altro elemento importante, al di là delle lingue straniere, è l'uso della lingua italiana, e una parte di logica con... sul sito trovate i test degli anni precedenti di varia natura, sia logica con i numeri che con lettere, eccetera. Questo test, come vi dicevo, una volta svolto il test, ci sarà pubblicata la graduatoria e man mano vi daremo tutte le indicazioni per l'iscrizione successiva. La graduatoria esce pochissimi, di solito pochi, sì, giorni dopo l'effettuazione del test, anche perché noi abbiamo tempi di iscrizione, vero, preside un po' diversi dal liceo, un po' anticipati rispetto allo Stato, quindi potete scegliere la Manzoni un po' prima di avere la scadenza eventuale delle scuole statali. Quindi qualora il test non andasse particolarmente bene o non riusciste ad avere, diciamo, il posto nella sezione che preferite, avete comunque il tempo per rivolgervi eventualmente a un'altra scuola. Sì, e l'ultima cosa è il test dà un punteggio ad ogni domanda di un punto o di 1,1, poi lo troverete nel regolamento, per alcune domande che noi riteniamo magari un pochino più significative. È meglio rispondere alle domande piuttosto che non rispondere, perché non c'è una penalizzazione nel caso di domanda sbagliata. E c'è la ragazza col microfono, vi segue. Grazie. Buongiorno, volevo chiedere, che non mi è chiaro, quando stilate poi la graduatoria, se per caso noi dovessimo aver scelto un quadro A1, no? Che era cioè finita quella classe, cioè come funziona il parametro di valutazione e poi... Allora, in genere, vabbè, chiaramente i primi vengono accontentati per quanto riguarda la scelta dell'abbinamento. Okay. Poi, man mano che si scorre la graduatoria, può non essere che ci siano posti disponibili per l'abbinamento che avete scelto. In quel caso la segreteria vi contatta, vi propone un eventuale altro abbinamento linguistico. Ah, perfetto. E quanti sono in tutto i ragazzi? 8 classi da? Da 25. La classe di russo è sdoppiata, nel senso che ci sono 13 posti di russo e 13 posti di tedesco. Ok, grazie. Due classi ITE sono due classi da 25. Buongiorno, volevo capire comunque una volta se si passa all'iscrizione e cose del genere, quali sono comunque i costi, se ci sono dei costi per iscriversi a questa scuola.
Allora, la scuola è una scuola paritaria, ha una retta di 310 euro più i costi di assicurazione. È una retta annuale che viene appunto richiesta. Ricordatemi, buongiorno, che poi lo riporteremo. Noi non siamo nel circuito di iscrizioni del MIUR, del Ministero, perché siamo una scuola paritaria. Quindi non troverete la scuola, quando vi chiederanno di fare la scelta delle altre scuole, dovete scegliere comunque una scuola statale, perché potrebbe essere che non abbiate la possibilità di iscrivervi da noi. Buongiorno, una domanda. Poniamo che si faccia appunto la prescrizione, si faccia il test passa positivamente, ma la ragazza o il ragazzo decida poi di non voler inserirsi in questo istituto. Si può variare la scelta? Sì, certo, sì, sì. Rinuncia all'iscrizione da noi. Come dicevo, fate anche l'iscrizione, cioè la scelta di una scuola di Stato anche in questo caso. Da casa ci chiedono quando sarà il test. Allora, il test sarà il 13 dicembre in fascia pomeridiana. Generalmente iniziamo verso le 3, preside. Comunque avrete tutti gli aggiornamenti sul sito della scuola, in particolare sulla nostra sezione Open Day. Sì, troverete, come vi dicevo, sarà pubblicato il regolamento, sarà pubblicata le modalità di svolgimento del test, di pubblicazione della graduatoria, trovate tutto. Una domanda sull'iscrizione, ma il test d'ingresso sarà il 13, qualche giorno dopo avete detto ci sarà la graduatoria, quindi il ragazzo sa se è stato ammesso o meno. Ma le iscrizioni poi alla quelle del MIUR sono successive? Subito sì, dopo. Sì, subito dopo. Noi in genere chiudiamo le iscrizioni, allora l'anno scorso le date erano per le scuole statali 31 di gennaio, noi le abbiamo chiuse il 20 di gennaio. Se io so di non essere stata presa in questa scuola, non la prendo in considerazione, avrò certo la possibilità di indicare di iscrivere altre in una scelte. Scuola di Stato, sì, assolutamente. Okay. Va bene. Prendiamo magari le ultime due domande, perché abbiamo tutte le altre attività. Noi rimaniamo eventualmente qui per le domande, ma i ragazzi vi aspettano per tutte le altre attività. Buongiorno, volevo chiedere, ma nel caso invece il ragazzo passasse il test ed è tutto a posto, comunque devo fare l'iscrizione al MIUR? No. Ah no, ok. Una volta che si è completato il percorso e si iscrive da noi, basta, a quel punto basta. Io... Certo, sì. DSA. I DSA, il test d'ingresso, ve lo diremo poi nelle indicazioni, gli studenti con DSA con PDP lo trasmettono anche a noi e avranno le misure compensative o dispensative che sono previste dal loro PDP. Io vi ringrazio. Ringrazio anche qui lo staff. Chi ci ha seguito da casa. State qui un attimo, fermi, che arriva tutto fermi, lo fermi. Staff a chiamarvi. Arriva a chiamarvi per tutte le attività. Allora, buongiorno a tutti. Chiedo ai miei compagni che gestiscono i vari corsi di venire in qua, compagni che gestiscono.